Il nostro consueto collegamento del sabato stasera è con Montegallo, alle pendici del Monte Vettore. La nostra postazione mobile si trova davanti al seicentesco Palazzo Branconi. Precisamente quella che vedete alla vostra destra è la facciata del seicentesco Palazzo Branconi, una facciata di rara bellezza, palazzo splendidamente conservato, palazzo di grande interesse che oggi ospita la Casa del Parco, Centro Visite del Parco Sibillini, ma che ha alle sue spalle molti secoli di storia e qualche, non dico mistero, ma certamente qualche curiosità. Cos'è mai questo simbolo del sole sul lato destro dell'entrata? E sul lato sinistro dell'entrata, guardate. Questo fiore della vita, un fiore a sei petali che, ci dicono gli esperti, è, come peraltro il simbolo del sole, un simbolo templare. Probabilmente questo palazzo nel 600 è stato fatto riutilizzando del materiale edilizio preesistente, forse preesistente di molti secoli. Guardate ancora un attimo quel fiore, c'è una cosa che dimostra il fatto che è molto più vecchio del 1640. Guardate il cerchio, non arriva alla pietra inferiore, è chiaro che questa pietra è stata aggiunta dopo. E non è chiaro nemmeno il senso di una scritta che c'è sopra la porta in cui mi trovo. Guardate quelle parole: invidia Dio e non compassione, 1640. Non siamo riusciti a trovare una interpretazione completamente plausibile di questo strano motto. Lasciamo questo dubbio. Chi è curioso ha da spenderci sopra un po' di tempo. Si può venire a dare un'occhiata all'interno del palazzo dove sto entrando adesso. Dicevo che ospita la Casa del Parco. Guardate queste porte, questi muri, segno evidente che è una casa che è stata utilizzata come palazzetto nobiliare, poi anche come casa di abitazione di una famiglia comunque piuttosto benestante. Casa del Parco oggi, dicevo, quindi centro visite, centro dove si può studiare l'ambiente, la natura, ci sono guide preparate, professionali, si organizzano corsi, didattica per scuole, studenti, seminari. Guardate il lupo antico e moderno abitatore dei Monti Sibillini, simbolo di mille misteri e di mille leggende, animale in realtà assai meno pericoloso di quanto non sembri. È la Montegallo dei secoli passati, un centro di grande fascino, 700 abitanti, provincia di Ascoli Piceno, federazione di 27 frazioni, noi siamo a Balzo, la sede comunale. C'è anche la Montegallo di oggi, la Montegallo che guarda al futuro con il suo vivo tessuto economico. Il primo servizio. 70 anni fa Montegallo aveva più di 3.500 abitanti. La gente viveva di agricoltura e pastorizia. Lo spopolamento nella seconda metà del Novecento non ha risparmiato questi territori. All'inizio degli anni 70 la popolazione era dimezzata. Oggi sono rimaste poco più di 600 persone. La gente lavora altrove, in particolare Ascoli e Comunanza. Qui le uniche risorse sono il bosco, il taglio della legna, i prodotti del bosco e sottobosco, funghi, tartufi e marroni. Oppure formaggi, salumi e miele, piccole quantità, prodotti di nicchia. Le mie api sono iscritte a sindacato, quindi lavorano poco e fanno sciopero spesso. Quando stanno dentro lavorano pure perché preparano un'altra regina, poi smielano e si portano via tutto. Quelle che rimangono ricominciano. E quando arrivo io a luglio a togliere un pochetto di miele ce ne trovo molto poco. Però è un miele particolare. È un miele molto buono, saporito, più buono di quello che si trova a comprare in qualsiasi luogo. Il miele di montagna è come la frutta di montagna. Le uniche vere realtà economiche sono legate al turismo. D'estate la popolazione raddoppia con il ritorno delle famiglie emigrate altrove. Sta crescendo la ricettività. Il comune, il 19 giugno, inaugurerà una country house e un rifugio escursionistico inserito nel grande anello dei Sibillini. In paese ci sono 280 posti letto, un attrezzatissimo campeggio con bungalow in legno e piscina. C'è poi un centro di educazione ambientale che ospita scolaresche provenienti da tutta Italia. Il parco è un'opportunità, ma ancora non è riuscito a imporsi come strumento di sviluppo, oltre che di tutela. Buonasera, qui nella piazzetta di fronte a Palazzo Branconi, assieme a me c'è Stefano De Angelis e Lucio Angelini, che sono rispettivamente presidente e vicepresidente della cooperativa Giocomondo di Ascoli Piceno. Una cooperativa formata da una ventina di persone per fare che cosa? Siamo qui a Montegallo per fare un corso per animatori professionali, animatori per centri estivi per ragazzi. Quindi una nuova figura professionale che lavorerà, andrà a lavorare dove? Dei centri estivi dove saranno ospiti ragazzi e adolescenti nella prossima estate.
Perché avete scelto proprio Montegallo per i vostri corsi? Montegallo è il luogo ideale per fare queste attività, sia per i formatori che per i ragazzi, perché offre attrezzature sportive, offre un ambiente ideale, escursioni, tutto quello che a noi serve per realizzare queste attività. Farete dei centri estivi e delle attività anche qui a Montegallo? Sì, noi faremo delle attività qui a Montegallo estive e anche al mare. Cioè, questi 80 ragazzi che sono qui a fare corso e formazione lavoreranno nei nostri centri estivi e anche in altri centri estivi. Essi sono in particolarmente tutti studenti universitari e insegnanti di educazione fisica. E da dove arrivano? Arrivano da tutta l'Italia. Ecco, sono ragazzi appunto che si divertono qui a Montegallo in un ambiente incontaminato e proprio sull'ambiente... Sul parco dei Sibillini vediamo il prossimo servizio. Sono conosciute come le montagne delle streghe, dei negromanti, dei cavalieri medievali, il regno della Sibilla, l'oracolo e l'antro in cui dimorò, i diavoli che danno risposta a chi li interroga, citati dai grandi eruditi rinascimentali. Forse è anche per contrastare gli spiriti immondi che il territorio di Montegallo è disseminato di chiese ed edicole sacre. Il Parco della Montagna che vive è stato istituito nel 1993, interessa 18 comuni, copre una superficie di 70.000 ettari, con 20 vette sopra i 2.000 metri. È ancora abbastanza incontaminata perché, non essendoci della viabilità diretta, è solo fruibile mediante sentieri escursionistici, quindi è per poche persone, per coloro che camminano, quindi... L'ambiente è rimasto abbastanza intatto, ci sono particolarità, delle bellissime faggete, ci sono in montagna, sul vettore c'è la stella alpina dei Sibillini, è presente il lupo, è presente il capriolo e anche l'aquila reale e altre specie minori, diciamo, come il cinghiale, la volpe, eccetera. Montegallo è affacciato sulla corona più alta dei Sibillini, le 27 frazioni sono collegate da un reticolo di viottoli e sentieri panoramici. Qui sotto passa il sentiero che fa parte del Grande Anello dei Sibillini, che è un sentiero escursionistico che passa tutto il parco dei Sibillini, fruibile in mountain bike o a piedi. Montegallo, seicentesco Palazzo Branconi all'interno, hanno ricostruito, lo ripeto, siamo nella casa del parco, una cucina come era tanti secoli fa, fino a qualche decennio fa. E all'interno della cucina di Palazzo Branconi incontriamo Stefania Cespi, che è la presidente dell'Archeoclub di Comunanza. Comunanza è un paesino vicino a Montegallo. Da Comunanza, come da Montegallo, si vedono le cime dei Sibillini, si vede la cima della Sibilla. E a volte, attorno alla cima della Sibilla, si vedono tante luci estremamente mobili di notte che si alzano. E scendono, li hanno viste in molti, forse in passato hanno pensato che queste fossero le leggendarie fate della Sibilla, ma Stefania sa che si tratta di un fenomeno ben diverso di tipo elettromagnetico. Cos'è? È un fenomeno appunto elettromagnetico che si ha in presenza di bassa umidità relativa, con vento caldo, terreno ferroso come quello appunto dei Sibillini e sporadiche nuvole con terreno ferroso con carica positiva, come quello dei Sibillini, nuvole con carica negativa che danno appunto il fenomeno. E si vedono queste luci che si allargano e si rimpiccioliscono, salgono e scendono, e da questo sarà nata la leggenda delle fate della Sibilla? Sicuramente, come nelle opere della Sale e di tanti altri. Che ne hanno scritto in passato. Hanno scritto in passato proprio di queste fate che scendevano a valle e poi risalivano. Sicuramente erano queste luci, questi fenomeni che noi chiamiamo, che sicuramente davano... Questa sensazione. Stefania sa, come sappiamo tutti noi, che probabilmente le fate non esistono e che queste cose si spiegano con fenomeni di tipo fisico. Però credo che vi possiamo garantire che da un posto così suggestivo come Montegallo e le sue frazioni viene davvero voglia alle fate della Sibilla di crederci. È tutto da Montegallo, linea d'Ancona.